Onorevole Concetta, donna perfida ed ingrata, sono venuta a Roma apposta per vedervi di persona e mi è stato detto in faccia, l'onorevole è occupata, ma l'avete fatta sporca, brutta pezza di mascalzone. Onorevole Concetta, ma vi ho vista sul portone sotto il braccio di un collega con un'aria giovanetta, che vi fate massaggiare, fate la depilazione perché prima ci avevate la papuscia e la barbetta. E dimmi che ho fatto tanto, ve ne siete già scordati. Il microfono persino in quei giorni vi ho prestato. Un microfono che avevo fra le cose mie più care, che nemmeno da mia moglie lo facevo maneggiare. Ma l'avete storzellato, me lo siete mozzicato. Io non so, ma fatto sta, quando vado per l'usà, non riesce a funzionare e sa bocca a cacca e là. Guardate come con me. Onorevole Concetta, per sentirlo un po' discorso, mi sono fatto il viaggio in terza. Con un treno accelerato, perché mica come voi tengo il libero percorso con il posto col cartello scritto sopra riservato. Donna infame, ricordate quella sera dello scrutinio, vi portai a mozzarella, salamo, latticini e vi fece una siringa che stava un po' agitata e poi dopo capo e capo ci facemmo la votata. Cosa feci quel 18? Quanti imbrogli combinai? Vi da soddisfazione, quattro volte la votai e voi sempre più smaniosa, dallo, dallo, un'altra ancora. E io sotto come un pazzo, dentro e fuori, dentro e fuori. E alla fine stetti male, pure lo seggio elettorale non poteva camminare. Voi diceste andiamo, va, per cinque anni mo si sa, tu vuoi sta senza votare. Onorevole Concetta, in quei dì delle elezioni prometteste molte cose. Noi faremo, noi diremo, e poi... Invece di pensare agli aumenti, alle pensioni, voi pensate alla chiusura del casino di Sanremo. Dovevamo prevederlo, siamo stati dei cretini. Non appena le signore sono arrivate in Parlamento, prima cosa che da fanno e chiudono i casini. Ma noi ci ribelliamo contro tal provvedimento. Come dite? Sono follie questi illeciti sollazzi? Siamo pazzi? Ebbene, avrete pure lo sciopero dei pazzi. Che se approvano la legge ti fanno la serrata, quando poi lo povero uomo deve farsi una giocata, che fa? Viene a casa vostra e ci tenga la faccia tosta. Ma tu glielo devi dire, si può vivere così? Tutta sta severità, buon costume a caialla, non possiamo più ballare, non ci fanno più giocare, una poteva crepare, a chi vanno a far schiattare? Abbasso l'onorevole Concetta, abbasso l'onorevole Concetta.